C'è anche Ottana tra i siti industriali che riceveranno una fetta dei 108 milioni di euro di investimenti a valere sui contratti di sviluppo approvati dal Consiglio di amministrazione di Invitalia SRL. I fondi 25 milioni di euro sono stati assegnati all'antica fornace di Villa di Chiesa, che ha presentato un piano di assunzione di 92 nuovi dipendenti. Dei fondi stanziati 17 milioni sono a fondo perduto, cofinanziati dalla Regione con 5 milioni di euro. L'azienda intende ampliare l'offerta commerciale e innovare la struttura dell'impresa, che è uno dei leader mondiali nella produzione di O-rings, gli anelli di gomma utilizzati nei più disparati settori, dall'industria automobilistica a quella elettronica alla telefonia. Un'eccellenza del Made in Italy che esporta in tutto il mondo. L'azienda, che è controllata al 100% dalla bergamasca Duci SRL, intende ampliare gli stabilimenti attraverso la realizzazione di 4 nuovi mobili, compreso un nuovo edificio di 3.600 metri quadri che consentirà di avviare nuove linee produttive. L'antica fornace intende anche realizzare un nuovo sistema informatico che permetterà un particolare procedimento di lavorazione della gomma che attualmente viene realizzato da fornitori esterni. Si punta decisamente all'export attraverso un raddoppio dell'attuale produzione, che a regime dovrebbe passare dalle attuali 2.000 tonnellate a 4.600.